porca puttana, cosa diavolo abbiamo visto questa notte? Ben ritrovati a tutti ragazzacci qua sul canale dei Big Three. Video... c'è tantissimo da dire, c'è veramente tantissimo, abbiamo visto delle cose folli, cose grandissime, cose altissime, immense, inaspettate, cadute fragorose, tantissimo di cui parlare ragazzi. Sigla! Come di consueto ragazzacci, vi invito a sostenerci, ad aiutarci a crescere iscrivendovi a questo canale se ancora non l'avete fatto, lasciarci un bel like e di cliccare su quella stramaledetta campana, così a ogni nostro nuovo video vi arriverà subito la notifica. Grandi, eh? Ma detto questo, fatto questo classico preambolo, allora parto subito così, di botta, a parlare rapidissimamente di una serie leggendaria, di una serie clamorosa, bellissima, con un livello di intensità fisica, un livello di accuratezza tattica celestiale, veramente una delle serie più belle che io abbia mai visto, cioè quella tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, che ha visto uscire vincitori in gara 7 e quindi aggiudicarsi la serie e andare nelle finali di conference degli stupendi Boston Celtics, che vincono con tutti i meriti, si sono dimostrati la squadra migliore. Su questa serie ci sarebbe veramente tantissimo di cui parlare e non ne parlerò oggi, ma vi prometto che farò un video su questa serie, perché a mio modo di vedere è veramente una serie leggendaria che merita un video tutto dedicato. Possiamo riassumere rapidamente per poi parlare dell'altra partita, dell'altra serie, dicendo che questi Boston Celtics sono una squadra favolosa, hanno vinto con merito, hanno saputo superare le difficoltà, soprattutto psicologiche, oltre che tecniche legate a quel tizio greco che gioca per i Bucks, ma soprattutto psicologiche dopo aver buttato via gara 5, dopo aver buttato via gara 3. Una squadra veramente con le palle, veramente tosta, che ha espresso un ottimo basket, soprattutto ha espresso una difesa clamorosa e l'ha espressa in tutti questi playoff e anche nella seconda parte di regular season, quindi veramente tantissimo onore a questi Boston Celtics. Milwaukee Bucks, che anche loro escono con l'onore delle armi, Giannis Antetokounmpo è chiaramente il miglior giocatore della Lega ed è altrettanto chiaramente almeno ad oggi un top 20 all time, e chi non pensa questo, chi asserisce qualcosa di differente, è palesemente in malafede, perché Giannis, con un supporting cast ridotto, senza secondo me il miglior attaccante della squadra, comunque il secondo miglior giocatore e un ottimo difensore, cioè Chris Middleton, ci ha regalato una serie al meglio delle 7 partite. E l'assenza di Chris Middleton non è un tema che voglio trattare, perché sminuirebbe la serie, toglierebbe tutta la bellezza che c'è stata in questa serie. E dire che non c'era Middleton, se c'era Middleton passavano, eccetera, eccetera, sono opinioni che si possono avere, ci sono argomenti che possono sostenere questa tesi, però non è un qualcosa che a me interessa trattare. È un qualcosa che sposta completamente il focus da quello che dovrebbe essere il centro del discorso. E il centro del discorso è che questa è stata una serie stupenda sotto tutti i punti di vista. Giannis ha giocato e ha fatto una run playoff che è follia concepirla. È riuscito a portare una squadra che senza appunto Middleton non gli facilitava al meglio il compito, non lo metteva nelle migliori condizioni possibili per esprimere tutto il suo potenziale, come invece è avvenuto l'anno scorso ai playoff, ma nonostante questo ha fatto una run playoff pazzesca. In questa serie ha avuto delle percentuali più basse, ma... ve lo dico al video dedicato su questa serie, perché se no... Comunque il punto è, Middleton è semplicemente una scusa, dire che non c'era Middleton, bla bla bla. I Celtics hanno vinto con un merito incredibile, sono una squadra ottima e tra le, chiaramente,
squadre che possono vincere questo anello. Ma adesso andiamo a parlare di uno degli upset più assurdi, tra l'altro devo dire meno pronosticabili. I Dallas Mavericks hanno dato una risolata paurosa, ma paurosa che la metà, ma anzi ma un terzo bastava a questi Phoenix Suns. Una roba assolutamente folle, una gara 7 in questo modo, simile a questa non si vedeva appunto dal 2005, c'era sempre Dallas protagonista. Veramente la partita dei Dallas Mavericks e di Luka Doncic, ma, allora avete un muro vicino? Insomma prendete un muro e sbatteteci la testa contro, cioè una partita... Una partita senza il minimo senso. Dinwiddie che gioca da Pick Harden, prendendosi tiri veramente da Pick Harden, senza ritmo, dal palleggio, in step back, da tre. Cioè, poi, per l'amor del cielo, i Mavs hanno difeso veramente benissimo, facevano delle rotazioni veramente eccellenti. Difesa sull'uomo altrettanto eccellente, ma questi Phoenix Suns hanno fatto una partita vergognosa, indegna ed irricevibile. Perché non è possibile che in una gara 7 la squadra che ha stradominato la regular season faccia uno schifo del genere. Non è assolutamente possibile. Non è possibile. Un approccio mentale veramente indegno e vergognoso ed irricevibile. Non hanno giocato, non sono entrati in campo. Non sono entrati in campo. Un Chris Paul che si vocifera abbia problemi fisici, va bene, giustificherebbe in parte quanto ha fatto, perché una partita in cui non si è preso minimamente le responsabilità, non dirigeva mai l'attacco, non iniziava mai lui la transizione. Se veramente aveva problemi fisici, ok, fatecelo sapere, dateci con certezza quello che aveva, perché altrimenti purtroppo, perché io lo amo Chris Paul, ma è stata una partita in cui è mancato completamente dal punto di vista psicologico ed emotivo, oltre che chiaramente tecnico, perché è stato veramente assente da tutta la partita. Ci sono soprattutto all'inizio di partita, che poi è dove lì, dove si è decisa, questi Suns che giocavano sostanzialmente una Crowder Ball, cioè eravamo veramente alla follia, ma veramente alla follia. Cioè io veramente non mi so spiegare come questi Suns abbiano potuto avere un approccio così tremendo ad una gara 7. La pressione di essere favoriti va bene, ci può stare, però eri anche in casa. Però comunque la pressione di sicuro ce l'avevano. Però una gestione così, cioè proprio essere completamente scopati in culo in questo modo, senza vasellina, dai Mavs o da chiunque altro, insomma, è una roba vergognosa. Potevano essere anche i Golden State Warriors di Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, non sarebbe cambiato nulla, l'approccio quello era ed è un approccio che non si può avere, non si può. Però parliamo anche del bello, soprattutto del bello, come dicevo, battete la testa contro il muro, ragazzi, perché siamo chiaramente di fronte ad una serie giocata da Luka Doncic storica, ragazzi. Questo Luka Doncic mi sta veramente ricordando il LeBron James del 2007, ma veramente. E consideriamo anche il fatto che, va bene, il supporting cast di LeBron era anche peggio, però le squadre che aveva davanti non erano la squadra che ha dominato la regular season. Ha tenuto delle medie, punti che non hanno senso. Cioè, ma le statistiche in generale di Doncic non hanno minimamente senso in questa serie. O comunque, quando io vi dicevo che è un playoff performer eccezionale e io comunque non li davo per spacciati questi Mavs, ma ovviamente, come tutti, erroneamente davo per favoriti i Suns, pur con un Doncic incredibile. Eravamo in live ieri sera e dalla chat ci hanno chiesto chi vedevamo favorito per questa gara 7. Tutti chiaramente dicevamo i Suns. Io ho detto do un 10-15% di possibilità ai Mavs
e vi dirò, vincono se Doncic fa una partita stellare. Io avevo detto da 50 punti, 45-50 punti, che poi vabbè l'andazzo era quello, 27 nel primo tempo, poi non c'è più stata partita e insomma sono mollati gli ormeggi, è stato tutto garbage time praticamente dalla metà del terzo quarto in poi, ma forse anche prima. E se i Mavs vincono, se tengono percentuali al tiro vicino al 50%. Ovviamente questo si è realizzato, io mai però avrei immaginato un blowout del genere. Cioè, i Suns veramente non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente, hanno fatto solamente cose negative. Un body language veramente da rassegnati. E ragazzi, questa è la vittoria di Jason Kidd, che ha organizzato una difesa incredibile, che si è aggiornato tantissimo nel corso di questi anni in cui non è stato in panchina. Ha veramente fatto una crescita personale e professionale clamorosa, sia a livello di gestione di gruppo, perché non aveva mai gestito bene il gruppo in quei Milwaukee Bucks, e lo dice anche Giannis nella sua autobiografia, che non c'era un bel clima. Beh, direi che c'è un ottimo clima all'interno di questi Dallas Mavericks. Difensivamente ha preso una delle squadre con la peggior difesa e l'ha resa una delle migliori difese. Questo è veramente un capolavoro di Jason Kidd, ed è un capolavoro di Maxi Kleber, un capolavoro di Dorian Finney-Smith, è un capolavoro di Brunson, che molto probabilmente andrà via per cercare un contratto molto oneroso, che secondo me anche, oddio, giustamente i Mavs non gli daranno, o almeno credo non gli daranno, poi bisogna vedere come finisce, perché con un Brunson così, ragazzi, si mette in dubbio tutto ciò che poteva sembrare chiaro e semplice da un punto di vista di valutazione sul giocatore. È una vittoria clamorosa, però soprattutto di Luka Doncic, che si è dimostrato. Io ci avevo fatto un video su Luka Doncic dopo, mi sembra, gara 1, che avevano perso i Dallas Mavericks, in cui mi ero preso anche un po' di infamate, ma perché parli di Doncic quando i Suns stanno chiaramente andando col cruise control? Perché io comunque dicevo, è il miglior giocatore della serie, poi uscirà, però è il miglior giocatore della serie ed è un playoff performer favoloso. Io veramente, allora, quello che vedo, quello anzi che provo quando vedo giocare Luka Doncic, è quello che provo quando vedevo giocare, o spero di riveder presto giocare, Roger Federer. È una sensazione trascendentale che mi appaga totalmente ogni mio senso. Cioè, io godo veramente tanto quando vedo Luka Doncic, perché è una roba che si può descrivere, perché ve l'ho descritta, ma come controlla lui il tempo, come controlla lo spazio nell'attacco, come riesce a manipolare le difese sfruttando come nessuno i pick and roll, è una roba che io veramente non riesco a, non so se mi riesce a comunicarvi, cioè il godimento estremo e il senso proprio di beatitudine, un'opera d'arte in movimento, quello che vi voglio trasmettere io. Però quello che spero di riuscire a comunicarvi meglio è quanto lui sia chiaramente, secondo me, insieme a Nikola Jokic, il miglior attaccante della Lega. Perché attaccante non è solo scorer, attaccante è attacco a 360 gradi, quanto lui riesce a costruire per se stesso e per i compagni. Cioè, parliamoci chiaro, Kleber, Powell, ma anche diciamo lo stesso Brunson e Dinwiddie, anche se con caratteristiche differenti, non renderebbero mai allo stesso modo senza Luka Doncic contro una difesa come quella dei Phoenix Suns, in teoria. Ora, gli Utah Jazz è un caso un po' a parte, avevano una difesa perimetrale vergognosa. E quanto il valore marginale di Doncic è alto, quanto veramente riesce ad aggiungere alla propria squadra, è un qualcosa che si è visto veramente pochissime volte nella storia del gioco. Siamo veramente di fronte, ieri sera abbiamo assistito veramente alla storia, signori. Abbiamo assistito, ma non a una partita. E poi bisogna anche stare attenti a non farsi prendere troppo dalla foga del momento,
da considerazioni dettate dall'emotività e dire ah, Giannis ha floppato, Chris Paul ha floppato. No, non è così, non è assolutamente così, soprattutto per Giannis. Poi certo, Chris Paul ha fatto una partita veramente indecorosa, però ecco, non dire Chris Paul non ha mai vinto, bla bla bla, quindi quelle sono stronzate, quelle sono stronzate. Come è una grande stronzata dire che Booker ha stuzzicato Luka Doncic e quindi Doncic li ha sculacciati. No, assolutamente no. Diffidate da chi vi dice una roba del genere, perché comunque Doncic avrebbe fatto comunque il fenomeno a prescindere che Booker gli avesse fatto del trash talking oppure no. Lo avrebbe fatto comunque, e la sua storia da playoff ce lo insegna. Perché le due serie contro i Clippers, contro quella difesa lì dei Clippers, cioè te le fa solamente uno che è un giocatore con veramente pochissimi uguali nella storia a livello offensivo. L'errore di Booker c'è stato, sì, secondo me, perché, ma non nel senso in cui molti vogliono farlo percepire, ma nel senso che Booker ha alzato troppo il livello dello scontro e lo ha innalzato ad un livello che è troppo alto per lui, perché Doncic è un livello superiore a quello di Devin Booker ed è un livello superiore a tutti gli altri giocatori in questa serie. Probabilmente ad oggi è il miglior giocatore rimasto in questi playoff, con buona pace degli incredibili Jason Tatum, Jimmy Butler, Stephen Curry. Poi non è chiaramente la favorita per il titolo questi Dallas Mavericks. Certo, nella serie io infatti non li vedo favoriti contro i Golden State Warriors, però io onestamente sono arrivato alla conclusione di dire, come si diceva per LeBron, io non scommetto più contro Luka Doncic, perché veramente può fare le magie, può fare i miracoli, come direbbe il Pratt, può fare i bambini coi baffi. Poi non vince, non passerà col Golden State, però il beneficio del dubbio a un giocatore del genere gli va lasciato. Allora, il video tecnico, tattico su Doncic ve l'avevo fatto. Mi sono preso, come ho detto prima, anche un po' di mezze infamate sul fatto che parlavo di lui, non parlavo dei Suns. Però mi torna utile ora questo video. E questo è per cercare di farvi capire quanto di storia abbiamo visto la scorsa notte. Doncic riesce a dominare le partite da tutti i punti di vista, a parte quello difensivo, che è il suo grande limite. Però rimane una guardia, si può mascherare, si può nascondere meglio di un lungo, ed è per questo che secondo me è più facile costruire un qualcosa di vincente attorno a Doncic che, esempio, a Jokic, perché un lungo è molto più importante che sia forte difensivamente, però non è impossibile, ho detto che è più semplice, non che è impossibile vincere con un lungo forte offensivamente ma che non è forte difensivamente, è più difficile. Una guardia la nascondi meglio, poi c'è sempre chiaramente la speranza di Doncic che ha 23 anni, che comunque ha un fisico che gli permetterebbe anche di non essere un telepass come Trae Young, Kyrie Irving o come lo era stato Stephen Curry, e di diventare neutrale. A quel punto, signori, diventa un casino per tutti. E questa Dallas ha giocato una gara 7 a livelli celestiali, aiutata e facilitata dal fatto che i Suns non sono scesi in campo, però niente toglie agli enormi meriti di questi Mavs, di tutti i Mavs, che tutti i singoli Mavs hanno degli enormi, ma enormi meriti, al di là di Luka Doncic, che poi Doncic fa sì che questi giocatori possano performare così, ma poi la prestazione la devi sempre fare. I canestri vanno sempre messi al di là di quanto vantaggio Doncic generi per i compagni, perché genera dei vantaggi che attualmente nei playoff non genera nessun altro. Però, ripeto, quei canestri vanno messi. Bisogna essere sempre sul pezzo, bisogna sempre seguire il flow dell'azione, bisogna caricarsi in difesa, perché difendono tutti benissimo gli altri giocatori dei Mavs, mettere intensità in difesa, fare giocate importanti difensivamente, per poi essere concentrati e pronti nel momento in cui Luka ti manda la palla in mano e tu il canestro devi saperlo mettere. Poi, se mi permettete, in questo video molto emotivo, molto emozionale,
un piccolo accorgimento tecnico, ecco, io fossi stato in Monty Williams, io avrei cominciato a fare edge, cioè il raddoppio su Doncic a metà campo, un po' prima di metà del terzo quarto, quando ormai eri sul più 40 o sul meno 40, insomma, a seconda dei punti di vista da cui si voglia guardare questo fatto. Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire a Monty Williams, oltre a non essere stato in grado di far entrare la propria squadra in campo con un minimo di piglio e con un atteggiamento, cioè, quantomeno dignitoso, perché qui siamo veramente sotto la dignità sportiva. Comunque, ragazzi, queste gare 7 non sono state combattute come ci si poteva aspettare, però sono state due grandissime serie. Una che è veramente a livelli celestiali, quella tra Bucks e Boston Celtics, e questa, signori, che ha visto Dallas prevalere e ha esposto tutti i limiti di questi Phoenix Suns, che se non hanno Chris Paul in serata, come già vi avevo detto, fanno un'estrema fatica, perché non hanno, oltre lui ed in parte Devin Booker, dei giocatori che sappiano mettere la palla a terra e sappiano creare qualcosa per se stessi o per i compagni. Sono crollate tutte le certezze dei Mavericks, ma io direi che sono crollate nel corso di tutti i playoff, a partire dalle partite perse contro i Pelicans, che hanno instillato, secondo me, il seme del dubbio nella loro testa, le hanno fatti diventare molto più fragili. Probabilmente anche il dispendio energetico che hanno avuto in regular season è costato, potrebbe essere costato caro. Fatto sta che si sono veramente sciolti come neve al sole. E i Mavericks passano con estremo merito. E adesso, ragazzi, ci aspettano delle finali di conference veramente da gustarsi i baffi. Da una parte la deadline up, gli Splash Brothers, Draymond Green, contro Luka Doncic, Brunson, Finney-Smith, Maxi Kleba e Jason Kidd. Sarà veramente, secondo me, una serie, spero, bella. E dall'altra parte c'è la battaglia fra il Boston Pride e la Heat Culture. Due difese straordinarie, due squadre corali, due squadre di sistema, due grandissimi coach, uno top 3 della Lega e l'altro aspirante top 3. Udoka, veramente delle serie che hanno di tutto per essere spettacolari. Poi arriveranno i video dedicati, arriveranno le preview, ragazzi, arriverà tutto, insomma. In questi playoff stiamo dando una copertura a noi, Franz, tantissimi altri, con veramente quasi totale. Quindi, ragazzi, il video finisce qua e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Luka Magic!